Benvenuti! Oggi i nostri simpatici vicini, i Braccia Rotte, vi presenteranno una delle loro usanze. Cattiva giornata a lei, brutta ignorante. È veramente una donna orrenda. Balla con gli gnu è un indiano al contrario. Per ordine del grande spirito fa tutto al rovescio e dice sempre l'opposto di ciò che intende dire. Ecco, è un'usanza molto interessante. Anch'io voglio essere un ergastolano al contrario. Nemmeno io. Non voglio fare l'indiano al contrario. Voglio fare quello che fanno tutti. Allora sta zitto e ascolta come fanno tutti. Ma sì, hai capito! Infatti, quando dico quello che fanno tutti, intendo fare il contrario! No, intendevo che quando non dico il contrario, non voglio dire quello che fanno tutti! La pianti di farmi idiota, razza di idiota! Non lo so come si fa a fare il contrario di spaccare le pietre! Ma tu guarda, un'ape bottinatrice! Signor gatto, le va di non andarmi a prendere una pietra durissima in modo tale che io non mi faccia meno male di così? Proprio quello che non volevo! Farà molto più male senza cuscino! Everett ha finalmente trovato qualcuno che lo capisce! Visto che Random Plank capisce Everell, gli facciamo rubare le chiavi del penitenziario. Nessuno sospetterà di lui, è talmente idiota. Beh, in effetti, non lo so se è in grado di fare una cosa simile. Everell, chiedi qualcos'altro a Random Plank. Non me la sento. Che cos'è che non devo chiedergli? Se non l'ubbidisci, non è il contrario di una sberla quello che ti beccherai. Vieni qui, cane. No, cominciamo con una cosa facile. Digli di dare un morso alla guardia. Signor gatto, non andare a leccare quella guardia. Vieni qui, cagnaccio della malora. Ora ti faccio vedere io. Che gli prende adesso? Visto che mi sgridate quando faccio quello che mi chiedete, d'ora in avanti non muoverò un pelo, mai più, neanche morto, ecco. È un avanzo del pranzo. È difficile bere una coscia di pollo, eh? Digli di andare a prendere la chiave. E qual è il contrario di chiave? La chiave apre le porte, quindi bisogna chiedergli una cosa che serve a chiudere le porte. Sempre una chiave, no? Signor gatto, non portarmi quella cosa che serve per evadere. Pensi veramente come un cane, lo sai? Questa volta ho capito, devo fare l'esatto contrario di quello che dicono. Non è che capisce sul serio quello che diciamo. Vammi a prendere una cosa che serve per evadere. La faccenda si complica, hanno capito che ho capito, mi mettono alla prova. Ora gli dimostro che ho spirito d'iniziativa. L'idiozia di quel cane supera di gran lunga la mia. Va a letto, idiota! Ma no, Joe! È così che dormono i galeotti al contrario! Ho un'altra idea! Dite un po', credete di stare in spiaggia? Adesso siamo tutti e quattro degli ergastolani al contrario e il contrario dei lavori forzati è il riposo volontario! No, ma assolutamente! È contrario al regolamento! E dato che all'ergastolano non piace il regolamento, l'ergastolano al contrario deve rispettarlo al contrario! Sì, ma dato che l'ergastolano è costretto a rispettare il regolamento, l'ergastolano al contrario disubbidisce al regolamento! Si direbbe una malattia contagiosa, forse dovreste metterci in quarantena! Ho mandato un cablogramma al dottore, sta arrivando. Dobbiamo evitare il contagio, sarebbe come dare il via libera a tutte le ribellitudini. Il dottore Bianco non può decontrarizzarci, è una malattia indiana, dovete portarci dai Braccia Rotte. Ora usciamo da qui e siccome nessuno vuole avvicinarci, riusciremo a fuggire indisturbati. Ma no, non funziona così, il contrario di evadere è entrare nel penitenziario.
Imbecille! Il grande spirito ha parlato. Il contrario dell'indiano è l'uomo bianco. L'indiano è il contrario del prigioniero. L'ergastolano al contrario è un indiano libero. L'indiano al contrario è un ergastolano bianco. Vuol dire che non sono contagiosi. Allarme! I fratelli Dalton stanno fuggendo! Niente affatto, andiamo verso il penitenziario. Ah sì, giusto. Il capo bianco non è il contrario di un imbecille. Grazie. Oh, i falsi contrari a quanto pare hanno avuto un vero problema. Non potevi guardare dritto davanti a te, imbecille! Beh, sì! Ora basta con questa storia! Beh, allora vuoi dire che non sei più al contrario? Sono il contrario del contrario! E che vuol dire? Che non lo fai più il contrario o che lo fai al contrario, eh? Beh, dove si sono nascosti quei quattro? C'è nessuno! Yahoo! Sono Lantern Blind! Master! Da parte di mamma Dalton! Minuchin e Pimpin il pinguino magico! Un libro? Ah, è roba per gente con la testa grossa! Bollette, bollette, bollette! Cosa? $10,000 in conti del dentista? Già, tutti i detenuti hanno carie. Il dentista ha fatto 127 otturazioni in oro. Rantanplan! Non ho mai avuto carie, sapete perché? Perché non mi concedo mai lo zucchero. Da oggi in poi lo zucchero è proibito qui dentro. Uffa, non riesco a leggere! William, ti dispiace leggermi la storia del pinguino magico, per favore? Attenzione, la nitroglicerina è un esplosivo molto potente ma altamente instabile che esplode al minimo... Oh, grande mamma! Ci ha mandato un manuale di ricette esplosive! Ragazzi, se ce la giochiamo bene, facciamo esplodere il portone! Lo so, anche a me piace lo zucchero. Ma gli ordini sono ordini. Via libera, gente! Allora ci servirà una pentola, dell'olio, dell'alcol etilico e Everell cerca il sale. Siamo pronti, andiamo! Olio messo, alcol quanto basta, più un chilo di sale, mescolare con delicatezza, ecco fatto, è pronto! A tavola! Non si mangia, Babbeo! Sputa quella roba! No, 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 non sputare! No! Siamo ancora vivi? Possibile che questo nitrogeno non sia neppure esploso? È pasta di zucchero! Oh, se trasforma tutto in pasta di zucchero, possiamo spargerlo sul muro e scavare una galleria a morsi! Dalton! Ispezione antizuccheri! Viva! Sembra proprio una forma di vita extraterrestre! Gli alieni ci hanno invaso! Molto interessante! Oh, la mia candela! Pensavo quasi di averla perduta! Confiscata! Ma è incredibile! Non avevo mai mangiato niente di così delizioso! Che cos'è? È pasta di zucchero! Confiscata! No.
Dobbiamo assolutamente recuperare la pentola. Buona! Signor Peabody, i prigionieri stanno protestando! Vogliono avere lo zucchero! Mm. Che bambinoni quei detenuti! Ci parlo io con loro! Portiamoci via il pentolone! Oh, la mia candela! Come le dicevo? Bene, bene, bene! È buio pesto! Ho paura, Joe! Ho io quello che ci vuole! Ecco qua! Lo sapevo! Invasione aliena! Rantanplan, devi fermare gli invasori! Pasta di zucchero ovunque, ma è fantastico! Si è dileguato e ora tocca a noi. Il muro posteriore porta fuori. Buon appetito, ragazzi! Oh, che disastro! Il carcere è diventato di pasta di zucchero! Signor Peabody, guardi là! I Dalton mangiano il muro! Il muro? Un'ottima idea! Vediamo che sapore ha questo appendiabiti! Everell, vai tu per primo! Oh, ma non possiamo restare ancora un po' nella prigione di zucchero! Babbeo! Finalmente abbiamo riconquistato la libertà! I Dalton sono evasi! Diamo subito l'allarme! D'accordo, signorina Betty, ancora un po' di palla zuccherosa e andiamo! Questi devono essere i capi banda! Giù quelle zampacce dal pianeta Terra, razza di detestabili alieni mutanti! Lasciaci in pace, stupido cane! Basta così, Dalton! Scendete da questo palo! Siamo rimasti attaccati! Avrei dovuto dare retta alla mamma! Lo zucchero fa male! Non lo mangio più! Basta un po' di moderazione! Un pochino di zucchero ogni tanto non ha mai fatto male a nessuno! Ed ecco un magnifico spiedino di Dalton caramellati! Non mi ringraziate, ho fatto soltanto il mio dovere. E ora il pianeta Terra può dormire sonni tranquilli.